Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio chiacchierare con voi, ma mentre chiacchiero con voi faremo skincare, ci truccheremo soltanto con prodotti che sono andati super virali su TikTok. Alcuni di questi prodotti già li conoscevo, altri invece andremo a testarli per la prima volta assieme e come sempre sarò super sincera ed onesta. Iniziamo con la crema occhi, questa è di Face Theory e la Oku Wake Eye Cream. Di questa crema si parla tantissimo su TikTok, è andata super virale soprattutto perché, così dicono, è miracolosa contro le occhiaie, quelle scure, quindi gli aloni iperpigmentati attorno all'occhio. È un problema che io però non ho particolarmente. Di solito il mio problema è più che quando mi sveglio ho gli occhi super super gonfi, cioè quindi ho tipo delle borse pazzesche e anche le palpebre, gli occhi super gonfi, anche perché molto spesso sto fino a tardi al computer, quindi questo è un po' il downside, ma non ho appunto questi aloni scuri, quindi per quanto mi riguarda non posso giudicare su questo. Ho provato questa crema, l'ho provata per un po', l'ho portata con me in diversi viaggi, ma vi devo dire non mi fa impazzire. Appunto, molto probabilmente se avessi quel problema e mi avesse aiutato starei qua a dirvi che è una crema miracolosa. Se avete iperpigmentazione attorno all'occhio, provatela. Per quanto mi riguarda non è la crema che fa per me, non la trovo particolarmente idratante, preferisco le creme un pochino più dense, questa è parecchio liquidina, quindi non è male ma non è la mia crema occhi preferita, ecco. Secondo step, vado ad applicare il Luxury Facial Oil di Drunk Elephant. Ho utilizzato questo prodotto un paio di volte, non lo conosco benissimo, ma ha un problema nel packaging perché ogni volta che cerco di aprirlo si stacca il tappino che dovrebbe coprire, insomma, l'applicatore, e quindi devo prima togliere il tappino e poi andare ad aprire il prodotto. Un po' tutti i prodotti Drunk Elephant stanno andando virali su TikTok e devo dire che capisco il perché. Insomma, mi trovo molto bene con tutti i prodotti di questo brand che ho utilizzato. Questo è un olio ricco di antiossidanti che però, anche se è un olio, non va a lasciare la pelle grassa, quindi, cioè, non unge, quindi va bene anche se avete la pelle mista o grassa come la mia, si assorbe in fretta. Ne parlano tutti su TikTok proprio perché ti lascia, penso si veda in videocamera, ti lascia questo effetto glowy che è davvero una figata e si vede anche un pochino oltre il fondotinta, anche se andiamo a truccarci. Idratante viso, andiamo ad applicare la Moisture Surge di Clinique. Questo è un nuovo vasetto, ma ho già utilizzato questa crema in passato e mi è piaciuta molto. Allergy test, quindi testata contro le allergie, non contiene profumo. È una crema gel super super delicata, quindi non vi dà quell'effetto crema che non ti fa respirare la pelle, quindi non è per niente pesante ma lascia la pelle idratata per 72 ore, quindi è miracolosa, è vero, lascia la pelle morbida ed idratata davvero molto molto a lungo, e quindi quando è andata virale su TikTok ho capito subito il perché è veramente un'ottima ottima crema. Ultimo prodotto per quanto riguarda la skincare è questo facial spray rinfrescante di Mario Badescu. Ne ho sentito parlare in lungo e in largo ed è la prima volta che lo utilizzo. Io adoro gli spray per il viso in estate, rinfrescano tantissimo, sono lenitivi, quindi ero curiosa di provare anche lui e mi è stato inviato un po' di tempo fa e non l'ho mai provato, quindi eccoci qua. Contiene acqua di cocco ed aloe, quindi fantastico anche se avete la pelle sensibile per rinfrescarla e lenirla. Adoro, non ha un particolare profumo di olio di cocco, di acqua di cocco, ma ha un buon profumo, cioè di pulito. Anche guardando gli ingredienti mi sembrano ottimi, moltissimi sono naturali e di primissimi nella lista sono naturali, quindi è un ottimo prodotto con ottimi ingredienti. Per quanto mi riguarda continuerò ad utilizzarlo naturalmente. Mi chiedo se può funzionare anche come fissante per il trucco. Aspettati 5 minuti, ho lasciato che i prodotti si assorbissero bene nella pelle, tutti i prodotti skincare che abbiamo applicato. Iniziamo con il make up, quindi con il nostro primer di oggi che è questo di NYX, il Marshmallow Primer. Questo primer è andato viralissimo perché, ragazzi, profuma di marshmallow, è fantastico e anche la consistenza sembra quasi di tipo panna. L'unico problema è quando lo applichi veramente ti viene fame di dolcetti, perché vi giuro questo profumo
è troppo buono. Passiamo al fondotinta, andiamo ad applicare quello di Rare Beauty. Ho dovuto per forza inserire questo fondotinta in questo video perché su TikTok ne parlano tutti, ma lo sapete benissimo che ho dato diverse chance a questo fondotinta e continua a non piacermi. Non ci posso fare niente, riproviamoci oggi magari, è la volta buona che scopro che è un fondotinta miracoloso. Già non mi piace il fatto che ci sia questo applicatore, cioè non lo so perché, non mi sembra molto pratico. Cerco di andare super naturale perché tutti ogni volta mi dite: Nicole, devi andare naturale con questo fondotinta perché non è ad alta copertura. Io di solito preferisco fondotinta con media alta copertura, quindi capisco che ovviamente questo è un prodotto diverso. No, mi sono guardata allo specchio più da vicino e decisamente continua ad essere un no per me, ragazzi. Questo fondotinta sulla mia pelle assolutamente non funziona. Non funziona, non so se in telecamera si vede, ma io vi giuro, cioè questo è... Non mi è capitato tantissime volte negli anni di avere... cioè di provare un prodotto che è super virale e che tipo funziona su tutti, tranne che su di me. Ma questo prodotto su di me proprio non funziona. Come correttore applichiamo il Born This Way di Too Faced. Questo correttore è super virale, ne hanno parlato tutti su TikTok. Per quanto mi riguarda, non è malaccio, però se devo dire onestamente, ci sono molti correttori migliori in giro. Non ho adorato particolarmente Born This Way per quanto riguarda i correttori. Viene descritto come super coverage. Secondo me non è poi così tanto coprente, cioè ha una coprenza media. Una delle cose positive di questi correttori è che hanno un range di colorazioni veramente pazzesco, cioè hanno tantissime sfumature diverse, sia con diversi sottotoni, ma appunto non è male come correttore, ma non è neanche il miglior correttore al mondo. Come bronzer andiamo ad applicare l'On The Go Bronze di Pixi, nuovissimo, appena uscito. Questo prodotto mi è letteralmente appena arrivato, quindi è nuovissimo, eppure già se ne parla tantissimo su TikTok. Mi sembra forse un pochino troppo scuro, andiamo comunque a fare un contouring, anche se onestamente lo usano tutti per fare il contouring, ma ragazzi, io ve lo dico sempre, quando la colorazione è un pochino troppo rossiccia, il colore è un pochino troppo caldo, non va bene per il contouring. In molti confondono un po' il bronzer con un prodotto da contouring e questo è decisamente un bronzer che quindi va a rendere la nostra pelle un pochino più effetto abbronzato, ma le ombreggiature non verranno proprio perfette a meno che non utilizziamo appunto un prodotto un pochino più freddo. Beh, onestamente vi devo dire... non è male, forse una volta applicato mi sembra un pochino più freddo rispetto alla tonalità che vedevo nello stick. Altro prodotto super virale, andiamo ad applicare questo blush di Dior, il Dior Backstage in colorazione Rosy Glow. Di questo blush si parla tantissimo perché è un blush molto particolare, ovvero si adatta a qualsiasi tipo di pelle cambiando leggermente a seconda della vostra carnagione, quindi è un blush universale, a vedersi è in realtà dal vivo è molto più neon rispetto a quello, cioè in videocamera sembra tipo un rosa chiaro, in realtà è un bel fucsia neon e quindi spaventa un pochino, ma a tutti gli effetti va ad adattarsi alla nostra carnagione. Devo stare attenta perché comunque è super super pigmentato. L'avevo preso un po' di tempo fa da Sephora quando mi hanno truccato, questo mi era piaciuto un sacco, quindi ho deciso di acquistarlo ed effettivamente è un ottimo blush, un po' un passepartout, quei blush che si possono utilizzare con qualsiasi trucco, si può andare a dosare se lo vogliamo più o meno forte e quindi è abbastanza una garanzia, non ha niente di particolare, è super opaco, però sì, è un blush che se dovete comprare un blush soltanto e volete averne solo uno nella vostra collezione, ecco, questo può essere lui. Okay, mi sono resa conto di aver saltato completamente uno step, ovvero quello della cipria, sono passata direttamente al blush, ma dobbiamo applicare prima la nostra cipria. Vado ad utilizzare questa di One Size Beauty, che è una cipria traslucida ed in polvere libera. Questo è un travel size che avevo preso a Los Angeles e nel frattempo è andata stra virale su TikTok. Questo brand, mi sono resa conto che molti di voi non lo conoscono e non conoscete neanche
lo youtuber che ha lanciato questo brand, perché One Size Beauty è il brand di Patrick Starr, che è uno youtuber makeup artist, e dopo aver avuto un enorme successo qua su YouTube con i suoi makeup tutorial ha lanciato appunto questa sua linea di make-up, da non confondere con Patrick Starr, quello di SpongeBob. Non ho provato altri prodotti di One Size Beauty, ma vi devo dire che la cipria mi piace un sacco. L'avevo presa perché ero rimasta senza cipria, quindi avevo bisogno di un travel size veloce, rapido, e da Sephora mi hanno consigliato questa. E devo dire che sono molto soddisfatta, perché lascia la pelle morbida, non tira, quindi non ti dà quell'effetto cipria troppo opacizzante, però opacizza un minimo, lasciando anche un po' di luminosità se ho applicato dei prodotti luminosi sotto. Come illuminante andiamo ad applicare il Beauty Light Wand di Charlotte Tilbury. Si preme il tubicino ed il prodotto fuoriesce in questa spugnetta e poi si va ad utilizzare proprio come applicatore. Sia questo illuminante che lo stesso prodotto, ma in versione terra bronzer, sono andati super 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 virali, e devo dirvi, avevo provato questo prodotto un paio di volte e poi l'ho abbandonato, quindi sono andata a riscoprirlo adesso per farvi questo video, perché ho visto che su TikTok ne parlano tutti ed effettivamente, ragazzi, è un ottimo ottimo illuminante, effetto super naturale, si sfuma molto molto bene, quindi non capisco perché ho smesso di utilizzarlo. È che, dovendo provare tantissimi tantissimi prodotti, anche quando ne ho uno che è tra i miei preferiti, che mi piace un sacco, provandone sempre altri, alla fine finisco per sostituirlo e poi devo riscoprirlo, e questo video mi ha dato veramente l'opportunità di riscoprire e tornare ad utilizzare questo prodotto, perché ragazzi è fantastico. Poi, palette di ombretti è andata super virale su TikTok, è la Jawbreaker di Jeffree Star. Come potete vedere, di colori ce ne sono tantissimi, sono sia shimmer che opachi, sia in tonalità più naturali come questi marroncini, beigeolini, questo rosato, che con tonalità veramente super accese, super neon, ma che ci piacciono un sacco, soprattutto per l'estate. Prendo Good Morning, che è questo rosa molto chiaro, salendo poi un pochino su anche verso il sopracciglio, ma non vado a coprire l'illuminante. Vado ad applicare Tasty, il marroncino nella piega, ma non vado ad esagerare, perché poi andremo a creare un eyeliner piuttosto importante. Vado ad insistere soprattutto nella parte esterna dell'occhio e poi porto il colore un pochino nella piega anche verso l'interno. Molto importante, se avete l'occhio incappucciato come me, non andare ad alzare le sopracciglia, che è un errore che faccio spesso e poi mi devo ricordare e riabbassarle, perché se alziamo le sopracciglia facciamo un trucco che poi cambierà nel momento in cui andiamo a rilassare il viso. Vado a sfumare per bene il marroncino. Eyeliner, vado ad applicare questo di Rem Beauty di Ariana Grande. Ho già provato questo eyeliner e non mi era piaciuto particolarmente, quindi non capisco come mai ne parlino così tanto su TikTok, perché per quanto mi riguarda l'applicatore è troppo piccolo, troppo corto, e quindi non mi permette di creare una linea facilmente, quindi almeno per quanto mi riguarda, ma su TikTok appunto ne parlano tutti e dicono sia ottimo. Il tratto effettivamente è ottimo, solo che non mi trovo benissimo con l'applicatore, ma riproviamoci. Ok, l'eyeliner non è niente male, in realtà non è particolarmente difficile da utilizzare, bisogna farci soltanto forse un po' l'abitudine, perché è un pochino più corto rispetto agli altri, ma è molto preciso quando si va a disegnare il tratto, quindi alla fine non mi dispiace, solo che non è super super nero come colore. Poi andiamo ad utilizzare questo eyeliner fucsia di Dior. In realtà un po' tutti gli eyeliner colorati, colori neon, si vedono tantissimo su TikTok, stanno spopolando, specialmente in estate sono esplosi, quindi vado a ricreare questo trend applicando una linea di eyeliner direttamente sopra quella nera che abbiamo appena disegnato, per rendere l'eyeliner ancora più acceso, perché non si vede tantissimo, quindi voglio renderlo un pochino più neon. Vado a passarci sopra dell'ombretto rosa neon, appunto, con un pennellino angolato super preciso.
eyeliner fatto, vedete che si vede molto molto di più adesso. E adesso sulle ciglia inferiori vado ad applicare i due viola della nostra palette, quello un pochino più chiaro all'inizio delle ciglia, quello più scuro verso la fine. Le colorazioni sono Gumdrop, questo viola chiaro, e Bite Me, questo viola scuro glitterato. Guardate quanto è pigmentato questo lilla senza nemmeno applicarci una base bianca sotto, è fantastica questa palette. Matita occhi, andiamo ad utilizzare la Bad Girl Bang Eye Pencil di Benefit. Si parla tantissimo sia del mascara Bad Girl Bang che dell'eyeliner di questa linea, quindi andiamo per la prima volta. In realtà non penso di aver mai utilizzato questa matita prima, il mascara lo adoro, ma la matita non l'ho mai utilizzata, quindi andiamo ad applicare questa nella rima interna sia sopra che sotto. Ditemi se siamo gli unici, ma il mio ragazzo quando applico la matita all'interno dell'occhio prende tipo un colpo, gli fa un'impressione incredibile, e quindi quando è qua e mi sto truccando lo chiamo apposta per fargli assistere alla mia applicazione della matita, perché so che gli fa un'impressione tremenda. Tra l'altro il prossimo video che filmerò, penso già domani, sarà il video con tutte le risposte alle vostre migliaia di domande che mi avete lasciato su Instagram. Vi ho chiesto di farmi delle domande in modo che io possa rispondervi per quanto riguarda la mia relazione, il mio ragazzo, insomma. E quindi, perché so che avete tantissime domande, le vedevo, me le lasciavate un po' su tutti i video, su tutte le foto su Instagram, e quindi abbiamo raggruppato tutto in un'unica story su Instagram. Le domande sono veramente veramente tante, quindi non so quanto durerà quel video, ma appunto penso il prossimo video che vedrete sarà quello. In qualsiasi matita io applichi nella rima interna, immancabilmente mi lacrimano gli occhi, cioè proprio una cosa che è mia, cioè è così, non ci si può fare nulla. Comunque tratto molto scuro, molto black, molto morbida come matita, quindi ci piace. Dicono che dovrebbe durare addirittura 24 ore questa matita, su TikTok ne parlano tutti benissimo, quindi sicuramente sarà super lunga tenuta. Passiamo al mascara, questo è il Tartelette di Tarte ed è un tubing mascara, quindi un mascara tubolare. Vi avevo già accennato a questi mascara, sono dei mascara di nuova generazione, sono diversi rispetto ai mascara soliti, anche se possono sembrare dei mascara normalissimi, ok, questo è lo scovolino in silicone, possono sembrare dei mascara normalissimi, ma in realtà la tecnologia dietro questi mascara è completamente diversa. Si chiamano tubing mascara o mascara tubolari proprio perché vanno a creare una pellicola su ogni singola ciglia, quindi ogni singola ciglia viene separata e viene ricoperta di prodotto su tutte la sua lunghezza e su tutto il suo spessore, quindi hanno un'applicazione uguale agli altri mascara, ma il modo in cui lavora questo mascara è differente, anche se ho sentito dire che la Gen Z non applica il mascara sulle ciglia inferiori. Fatemi sapere se è vera questa cosa oppure no, cioè tipo sono io vecchia perché applico il mascara sulle ciglia inferiori? È vera questa cosa o non è vera? Fatemi capire. Cioè, ragazzi, non si può dire che non sia spettacolare questo mascara. È super super nero e mi fa le ciglia lunghissime. Cioè, guardate che roba. Matita sopracciglia super virale su TikTok, è la Precisely My Brow Pencil di Benefit. Conosco benissimo questa matita, come ben sapete, e quindi quando ho visto che era diventata virale su TikTok ho capito subito il perché, perché è fantastica, è veramente super 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 sottile, quindi è facilissimo creare dei peletti super sottili e rimane super super naturale e si usa anche molto velocemente. C'è anche il pettinino per pettinare le sopracciglia, che secondo me tutte le matite dovrebbero avere. Sulle labbra andiamo a provare un altro trucchetto di TikTok, ovvero applicheremo questo illuminante di Fenty Beauty e poi ci passeremo sopra il Lip Injection Extreme di Too Faced. Come sapete le labbra glitterate stanno andando tantissimo, ma glitterate sempre ad effetto nude, quindi labbra naturali con questi glitterini super sparkly, ed è super virale questa cosa su TikTok, la fanno tutti, quindi voglio provare anch'io. Vado ad applicare, una volta che ho schiarito le mie labbra perché ci ho passato il fondotinta sopra, vado a picchiettare
l'illuminante. Questo, come potete vedere, ha dei glitterini molto grossi. Sopra possiamo applicarci qualsiasi gloss trasparente, ma io scelgo il Lip Injection Extreme perché è anche lui super super virale, è completamente trasparente, in realtà non è rosso come sembra nella boccetta, ma anche lui è super super virale, se ne parla ovunque del Lip Injection Extreme perché è uno di quei prodotti che va, una volta applicato, va a creare un po' di bruciore, un po' di pizzicorio sulle labbra, ma te le rende più voluminose, più piene. Già sento che sta iniziando a pizzicare, ma voglio vedere il risultato. Beh, effettivamente è molto carino questo effetto, è quasi un effetto metallico, direi, più che glitterato. Forse mi aspettavo di vedere più glitter, secondo me è più un effetto metallico. Io non amo le mie labbra con questo effetto sbrilluccicoso, quindi ditemi un po' voi come vi sembra e naturalmente fatemi sapere che cosa ne pensate del trucco che abbiamo creato oggi. Come avete visto, alcuni prodotti mi sono piaciuti di più, altri decisamente di meno, ma sono curiosa di sapere le vostre esperienze, se avete provato alcuni di questi prodotti o se vorreste provarli, fatemi sapere. Io vi mando un bacione gigante, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.